Allora, tracheofite, queste pteridofite sono, abbiamo detto, un gruppo di tracheofite. Le tracheofite sono le piante che si sono inventate, che hanno evoluto questi fasci vascolari per trasportare l'acqua. Un gruppo sono queste pteridofite. Io non sto lì a dirvi ordini, gruppi, ordini, divisioni, classi, perché non ha tanto senso. Ma un gruppo sono queste pteridofite, un altro gruppo invece sono le piante che si sono inventate un'altra struttura ancora, o un gruppo, un insieme di altre strutture e di altre cose che gli hanno fondamentalmente permesso di abbandonare completamente alla fine l'acqua, cioè finalmente queste piante hanno evoluto la capacità di vivere anche in posti secchi. Queste piante, che comprendono ovviamente la maggior parte delle piante che noi conosciamo, sono invece le spermatofite. Spermatofite. Queste spermatofite, cosa significa questo nome? Sperma, spermatos in greco significa seme. Sono le piante che hanno inventato i semi. E che cos'è un seme? Un seme è una struttura chiusa, protettiva, che contiene molte sostanze di riserva che la pianta, dove la pianta madre che la pianta madre costruisce a protezione e a nutrimento dei suoi figli, cioè della generazione successiva. Okay? Quindi se noi abbiamo, per esempio, che non so, i semi di seminiamo per terra i semi del pomodoro, vabbè, questi piccoli semini di pomodoro contengono l'embrione della generazione successiva e contengono delle sostanze nutritive che serviranno, che sono state fornite dalla pianta madre e che serviranno a favorire, a facilitare la crescita della generazione successiva. Questa è una delle invenzioni di queste piante spermatofite. Un'altra invenzione evolutiva, diciamo, di queste piante spermatofite che va bene ricordare, che sono le altre piante che, non, che sono tracheofite ma non sono più felci, è l'invenzione del legno. Il legno è una tessuto estremamente duro e resistente che permette a queste piante spermatofite di raggiungere altezze anche molto molto ragguardevoli. Le pteridofite più grandi sono alte 2, 3, 4 metri, che sono degli alberi, però non sono grandissimi. Le spermatofite più grandi sono le sequoie giganti e alcuni eucalipti dell'Australia, raggiungono anche altezze che possono arrivare a superare i 100 metri di altezza e sono gli organismi più grandi e più pesanti della Terra. In questo modo, grazie a questo legno, questa struttura particolare del legno che consente di trasportare, di sostenere l'organismo molto bene e di trasportare l'acqua fino ad altezze molto molto grandi. Allora, sì. Le tracheofite sono tutte le piante che hanno inventato i fasci vascolari, quindi le felci sono tracheofite, cioè le pteridofite sono tracheofite e le spermatofite anche sono tracheofite, ok? Sono un sottogruppo, ok? Quindi noi abbiamo fatto le tracheofite, le abbiamo divise per adesso in pteridofite e spermatofite, sono i due principali gruppi di pteridofite, di tracheofite, le pteridofite e le spermatofite, ok? Spermatofite. Un'altra cosa che succede in queste spermatofite è che praticamente il gametofito, cioè la generazione aploide, la generazione che produce i gameti, esiste ancora perché tutte le piante hanno questa alternanza di generazioni, ma il gametofito è estremamente ridotto. È ridotto a poche cellule, pochissime cellule che si riproducono due o tre volte e basta. Quindi è ridotto proprio al minimo il gametofito, è una cosa piccolissima, proprio minuta, minuscola, ok? D'accordo? Allora adesso dobbiamo parlare dei due più importanti gruppi di spermatofite, ok? E poi abbiamo finito. I due più importanti gruppi di spermatofite sono le gimnosperme, che penso sarà probabilmente l'ultima cosa che spiegherò oggi, e
E poi le angiosperme, che spiegherò penso domani. Gimnosperme e le angiosperme. Allora, le gimnosperme sono un gruppo di piante spermatofite, che a loro volta sono tracheofite, ok? E il loro nome significa, gymnos significa nudo, sono le piante con il seme nudo, sperma, spermatozoo, abbiamo detto vuol dire seme, e questi gimnosperme comprendono vari gruppi di piante, ma il più importante di gran lunga, il più importante di gran lunga di queste gimnosperme sono le conifere. Conifere. Okay. Allora, noi di queste gimnosperme ci interessa sapere che ne esistono degli altri, okay, come anche sapere che esistono altre tracheofite che non sono né pteridofite, scusate, né spermatofite, e anche che esistono pteridofite che non sono felci, e anche che esistono briofite che non sono muschi, ma il gruppo più importante delle gimnosperme, l'unico che noi vedremo, è il gruppo delle conifere. Allora, questo gruppo delle conifere è di gran lunga il più importante gruppo di gimnosperme e comprende, per esempio, i pini, gli abeti, l'arice, il cedro e varie piante di questo tipo. Sono le piante, no, che fanno gli aghi, avete tutti presente, no? Le conifere. Allora, disegniamo una conifera, va bene? La pianta che noi vediamo, abbiamo detto che il gametofito è ridotto tantissimo, quindi per forza il grande abete che noi vediamo, o anche la sequoia, no, l'organismo più grande del mondo, sono molto molto più grandi della balena ottera azzurra. Va bene. Non è neanche vero che non è detto che sia più grande del mondo, ma insomma. Questa conifera è fatta così, è chiaro? Fatta a forma di pino, perché è un pino, ok? È fatta a forma di albero natale, vabbè, con questi grandi rami, le foglie e così via. E questo qui è naturalmente lo spermatofito, ok? Lo sporofito, è la pianta che produce le spore, ok? Produce le spore e quindi avrà doppi cromosomi. Cioè, se noi andiamo a vedere in una cellula di un pino, e apriamo, guardiamo nel nucleo che cosa c'è. Nel nucleo di questa cellula ci sono due versioni di ciascun cromosoma, e quindi questa pianta qui, questo pino qui, è lo sporofito e produrrà le spore, lo sporofito. Ok? Sporofito è il pino. Allora, queste spore nelle gimnosperme sono, e nelle spermatofite in generale, a differenza di quel che succede nei muschi, e a differenza di quel che succede, ancora peggio, nelle pteridofite, cioè nelle felci, okay, sono spore di due tipi. Sono spore di due tipi. Ci sono spore che producono gametofiti maschili e spore che producono gametofiti femminili. Allora, dove si trovano queste benedette spore? Si trovano in delle strutture chiamate i coni. Okay? I coni. Allora, di questi coni ci sono due tipi. Ci sono i coni maschili, che sono piccolini, sono fatti più o meno così. Okay? E ci sono i coni femminili. Allora, questi coni femminili invece sono fatti più o meno, non sono tanto capace di disegnarli, va bene? Sono fatti più o meno così, non sono capace di disegnarlo, va bene? Ecco. E sono quelli che tutti noi chiamiamo una pigna, va bene? Questo è il posto dove saranno prodotti le spore femminili, è la pigna o cono femminile, mentre invece questo qui è il cono maschile. Allora, il cono maschile, tutti voi l'avete visto, ma non ne avete mai saputo dare un nome, il cono maschile di una gimnosperma, ok? Allora, adesso vediamo. Vediamo se troviamo subito. Eccoli qua, vedete? Queste strutture qui, piccoline, che vedete, gialle, che si trovano, o questa, che sicuramente avete visto per terra e raccolto, okay? Sono i coni maschili di alcune gimnosperme. Anche questo è il cono maschile di una gimnosperma, che non è una conifera, però è un'eccezione, una cosa particolare. Ok, e qua vediamo subito, in questa bella foto, se si mettesse a fuoco, va bene. Qua vediamo i coni maschili,
e qua i coni femminili, il cono maschile qua sotto e i coni femminili qua sopra, d'accordo? Allora, che cosa succede? Nel cono maschile si producono i gametofiti maschili. Il gametofito maschile si produce una spora maschile, ok? Una spora maschile, e questa spora maschile si duplica 2 o 3 volte, tipicamente 2 volte, e produce il gamete maschile, che praticamente è fatto, il gametofito maschile, ok? Il gametofito maschile che contiene 2 o 3 cellule. Una di queste 2 o 3 cellule è il gamete maschile. Allora, questo gametofito maschile noi gli diamo un nome apposta, si chiama il polline. Polline. Il polline è il gametofito maschile che è fatto, ripeto, di 2 o 3 cellule solo. Quindi dalla spora, la spora si moltiplica solo 2 o 3 volte in totale. Dalla spora al gamete, che è una cellula contenuta all'interno del granulo di polline, una sola, c'è solo un paio di cellule, quindi tutta la generazione aploide, tutto il gametofito è ridotto a pochissime cellule, 2 o 3 cellule. Okay? E il polline è il gametofito maschile, che è diverso dal gametofito femminile. Il gametofito femminile, invece, si trova nella pigna femminile. Okay. Anche questa è una spora molto più grossa, okay. Si chiama megaspora, che è la spora femminile. Questa spora femminile si moltiplica 2 o 3 volte, si divide al suo interno 2 o 3 volte, e all'interno della spora c'è l'ovulo. C'è l'ovulo, che è la cellula riproduttiva femminile. Cioè, è tutta questa spora in totale è praticamente il gametofito femminile. Questo è il gametofito maschile, okay, questo è il gametofito femminile. Allora, tutta la generazione aploide, tutto il gametofito, è ridotto in poche cellule. Quindi il gametofito maschile sono poche cellule che si formano all'interno del granulo di polline nel cono maschile, e tutto quanto il gametofito femminile è ridotto a poche cellule che si formano nell'ovulo dentro la pigna, in parole povere. Quindi tutta la generazione aploide è ridotta tantissimo. E poi che cosa succede? Succede che, lo sapete, i granuli di polline vengono dispersi nell'aria in grandissime quantità. Se qualcuno di voi ha mai visto, mai avuto a che fare con pini o abeti o altre conifere nel momento in cui si produce il polline, ok? Vediamo se troviamo cosa ci mostra. Vedete, questa polvere gialla, l'avrete probabilmente vista, ok? Questi sono tutti, ogni granello di questo polline, ok? Sono tutti quanti gametofiti maschili, interi, con all'interno fatti di 3-4 cellule, delle quali una è il gamete maschile. Okay? Questi granelli di polline in grandissime quantità vengono dispersi nell'aria, vedete, così, e fino a che per puro caso non raggiungono, non cadono sopra al gametofito femminile in una pigna, in un cono femminile. Okay? Allora, questi coni femminili, voi siete abituati a vederli quando sono maturi. Ok? Siete abituati a vedere delle pigne così mature, così grandi, ma quando devono ancora ricevere il polline, di solito sono di questo aspetto qua, sono spesso colorati e molto più piccoli. Ora, questi qui sono dei coni femminili di non so di che cosa, di qualche pianta, okay, che sono così rossi, vedete che questa è una conifera, e all'interno di questi, sotto ciascuna di queste squame, si trova un gametofito femminile che contiene l'ovulo. Okay? Il polline entra qua dentro per puro caso, trasportato dal vento, e può fecondare queste spore femminili. Non so se avete mai visto queste specie di fiori, non sono fiori ovviamente, sono i coni femminili immaturi del
delle conifere, e poi quando è venuta questa fecondazione, questa pigna che è rossa, okay, all'interno della pigna si forma dalla fusione del gamete del polline con la spora femminile, si forma ovviamente lo zigote, okay? Lo zigote all'interno del cono femminile, adesso non so come disegnarvi la pigna, va bene. Sotto a ciascuna di queste squame ci sono di solito due ovuli, ecco qua, sono sotto qua così, e questo qui è lo zigote. Zigote. Da questo zigote si formerà il seme. Il seme, una delle invenzioni delle spermatofite, e questo seme è una struttura a protezione. Adesso ve lo disegno così perché in molti pini ha un'ala così che gli permette di volare. Ok, vediamo un po' di semi. Ok, bene. Eccoli qua, vedete che hanno questa ala che gli permette di volare in giro, ok? E questo seme viene trasportato, può essere, protegge l'embrione, protegge l'inizio della nuova pianta, e può essere trasportato molto lontano dalla pianta madre, dal vento, oppure da qualche altro fattore, okay? Da qualche altra cosa. Quindi questi sono tutti dei semi di una pianta conifera. Questi altri sono altri semi di una pianta conifera, sono i pinoli. I pinoli che noi mangiamo sono i semi di una conifera che si trovano all'interno cadono dalla pigna, se forse qualcuno di voi li ha raccolti, che sono di specie diverse ovviamente di conifere, e dalla pigna si possono mangiare e vengono i semi. Qua abbiamo un po' di collezione di coni di conifere della California, okay? Coni. E poi da questo seme, che fa parte già del nuovo sporofito, nascerà naturalmente la nuova conifera. Quindi queste conifere, che cosa abbiamo? Abbiamo l'invenzione del legno, abbiamo la riduzione estrema della generazione aploide a solo poche cellule, divise in due, una generazione aploide maschile solo, che è quella del polline, e una generazione aploide femminile solo, che è quella che produce della pigna, praticamente, okay? Della pigna femminile, va bene? Allora, questo sistema qui è stato per milioni e milioni e milioni di anni il più avanzato, il più efficiente sistema, per così dire, che abbiamo avuto nelle piante, e per molti molti milioni di anni queste piante conifere e altre gimnosperme simili a queste, adesso ve ne faccio vedere una, quella che avevate visto prima, giusto per esempio, la cicas, che sembra una palma, ma non è, e questa qui, questa è un'altra pianta gimnosperma, che non è una conifera. Questo che vedete è il cono maschile, che produrrà i gametofiti maschili, e adesso vediamo anche quello femminile, già che ci siamo, se lo troviamo, eccolo qua, ok? Questo qua è il gametofito femminile, e questi sono ovuli, questi che vedete in rosso sono gli ovuli, che contengono la cellula riproduttiva femminile. Queste piante di questo tipo sono state dominanti sulla Terra per molti, molti milioni e milioni e milioni di anni, fino a che un gruppo di nuove piante non si sono inventate un modo di collaborare, per così dire, non hanno coevoluto un sistema di simbiosi, per così dire, con gli animali. In due modi. Primo, si sono inventati un sistema per convincere gli animali a trasportare il polline, cioè il gametofito maschile, dalla pianta maschile, o comunque da una pianta, fino a un'altra. Questo sistema di convincere gli animali a fare questo, noi lo vedremo, penso, domani mattina, perché non ce la faccio ad andare avanti, ed è questo. Vedete? Questo qui è il sistema che alcune piante si sono inventate per convincere alcuni animali a trasportare il polline, il gametofito maschile, verso la pianta femminile, okay? È il fiore. Seconda cosa, si sono inventati anche un sistema per convincere gli animali a trasportare anche i semi, una struttura che si chiama il frutto, una struttura che circonda
il seme e lo protegge e spesso e volentieri induce, spinge gli animali a prendere questo seme e trasportarlo molto lontano dalla pianta madre. Queste nuove piante sono sempre ovviamente delle spermatofite, ma sono un nuovo gruppo di spermatofite, sono le angiosperme, dove angion vuol dire un vaso, la parola anche anguria deriva dalla stessa radice, e sperma vuol dire seme, il seme in un vaso, dove questo vaso si intende il frutto, ok? Sono le piante che si sono inventate il frutto e praticamente quasi tutte le piante alle quali voi pensate quando pensate ad una pianta, sono queste piante angiosperme. E la stragrandissima maggioranza delle piante che vivono adesso sulla Terra sono piante, tutte quelle che non abbiamo nominato oggi o quasi, sono piante angiosperme, che sono più del 95% della variabilità di tutte quante le piante. Questa invenzione del fiore e del frutto è avvenuta verso la fine dell'era dei dinosauri e in un istante praticamente ha stravolto completamente il panorama, in tutti i sensi, okay, della vegetazione di tutto il mondo in un tempo rapidissimo. È stato uno dei più grandi cambiamenti della storia evolutiva, del pianeta nell'ultimo mezzo miliardo di anni, l'invenzione del fiore e del frutto. Allora adesso noi non andiamo avanti perché sennò non finiamo più e lo facciamo domani, ok?